questo è uno studio che è sempre pubblicato dal Lancet, sul quanto è l'impatto economico nel Regno Unito per un aumento del trasporto attivo. Non posso approfondire come meriterebbe questo studio, ma il risultato è che il servizio sanitario inglese potrebbe risparmiare 17 miliardi di sterline in 20 anni investendo sull'aumento del trasporto attivo. E questo è sicuramente una delle ragioni per cui il governo inglese ha indetto una vera e propria commissione d'inchiesta parlamentare, alla quale partecipano tutti i partiti, con il compito di capire come e cosa bisognerebbe fare per far andare in bicicletta di più la popolazione inglese. Hanno appena finito l'istruttoria e si sta aspettando in aprile il rilascio del documento e delle raccomandazioni finali di questo gruppo parlamentare. Questo sicuramente è un ottimo esempio del primo punto raccomandato dalla Carta di Toronto, cioè politica e piano d'azione a livello nazionale. Poi sentiremo anche in Italia quali sono le idee, eccetera, per sostenere centralmente e politicamente la promozione dell'attività fisica. Ci sono questi altri quattro punti della Carta di Toronto, su cui non mi dilungo perché verranno sviscerate in seguito in questi due giorni. Volevo fare una piccola considerazione solo sull'ultimo punto, sviluppo di partnership pubblico-privato per l'azione, che poi verrà ripreso oggi pomeriggio da Francesca Raccioppi nel suo intervento. Ma voglio fare una breve considerazione sul fatto, ma si può veramente fare partnership con tutti, e mi riferisco ovviamente alle industrie alimentari che producono merci che sono dannosi per la salute, come McDonald's o la Coca-Cola, che sono però molto attivi nella promozione dell'attività fisica, non solo all'estero, anche in Italia. Questa è la pagina Coca-Cola Italia che promuove l'attività fisica nel calcio, nelle scuole, eccetera. Ora, qualsiasi cosa si pensa su questo, di una cosa bisogna essere consapevole: esiste una strategia ben mirata dell'industria alimentare di reinquadrare il problema dell'obesità non come un problema legato all'alimentazione, ma alla mancanza di attività fisica. E quindi sì, promuovendo l'attività fisica cercano di darsi un'immagine di salutistico, diciamo. E quindi sponsorizzazione di eventi sportivi come per esempio i giochi olimpici, cosa che ha suscitato in Inghilterra una durissima reazione dell'Academy of Medical Royal Colleges, che ha affermato la presenza di Coca-Cola, McDonald's ai giochi olimpici 2012 dà il messaggio sbagliato ai nostri bambini. Ed è stato chiesto al comitato olimpionico di essere più restrittivi anche dal punto di vista etico nella scelta dei sponsor degli eventi sportivi. Inoltre è uscito proprio pochissimo tempo fa, nel mese scorso, una review del Lancet in cui sul partnership pubblico-privato, in cui si afferma che in verità non esistono alcune evidenze di efficacia o anche di sicurezza delle partnership pubblico-private con industrie di prodotti insalubri. Ci sono altri esempi questi partnership che sono da considerare in maniera molto critica, e un altro è per esempio quello di Gusto fa scuola, in cui il Ministero dell'Istruzione ha delegato al Federalimentare l'educazione della sana alimentazione nelle scuole. Se volete, a questo indirizzo internet potete trovare un commento critico su questo aspetto. Ho finito. Riepilogando, si può dire che la sedentarietà rappresenta un fattore di rischio per la morte precoce, almeno al pari del fumo di sigaretta. Occorre aumentare la percezione del rischio nella popolazione, nei decisori politici, nei medici e operatori sanitari, e puntare sulle attività quotidiane del trasporto attivo. Per questo occorre mettersi insieme e costruire una forte e convinta comunità di sanità pubblica che persegue le 3A, cioè l'analisi, il monitoraggio, abbiamo il PAS, usiamolo, magari approfondiamo anche alcuni aspetti, di advocacy, che sia un advocacy di salute, non un advocacy corporativa di questo o quell'altro gruppo professionale, e passare all'azione, e per l'azione la bussola molto buona è sicuramente costituita dalla Carta
Università di Toronto. Essenziale in tutto ciò la strategia della salute in tutte le politiche e l'approccio intersettoriale di guadagnare la salute a rendere facile le scelte salutari, però direi, sono tentato di dire attenzione ai falsi amici.